Buonasera a tutti, bentornati sul canale. Siamo di nuovo qui su chess.com per una nuovissima raffica di problemi. Partiamo subito, così cerchiamo di non rendere troppo lungo il video. Allora, i primi puzzle sono di solito i più semplici. I primi temi tattici sono quasi tutti quelli del matto del corridoio, che è il matto più semplice. Qui in realtà c'è invece una forchetta, casa di matto in G7, tocca al nero, qui potrebbe esserci questa che già guadagna la donna, perfetto, qui c'è questa che porta al successivo matto. Tra l'altro, un attimo, che sto accorgendomi ora che il microfono era disattivato. Ok, poi c'è il sacrificio di donna per poi sempre dare il matto del corridoio. Check, e checkmate. Qui potrebbe esserci, vado un attimo, scacco, mi si mette di qua. A quel punto, invece se c'è così non funziona, allora proviamo così. Ok, però in realtà poteva spostarsi, non so perché ha fatto questo. Adesso muove il nero. Muove il nero, c'è questa, quindi il re va da qualche parte dietro. Ok, mi segue matto. Qui c'è lo scacco di qua, ancora scacco, perfetto, si guadagna la donna. Muove il nero, qua semplicemente si spinge. Si arriva prima dell'avversario a promozione. Qui potrebbe essere questa la soluzione. Immagino di sì. Perfetto. Sempre tema tattico di sacrificio di donna, andare a dare il matto del corridoio. Muove il bianco. Case controllate. Quindi se ci fosse uno scacco sarebbe matto, e andiamo a dare col pedone. E qui adesso case chiuse, quindi se ci fosse uno scacco, ma semplicemente qui io vedo una forchetta, no, è proprio matto questo addirittura. Qui c'è questa. E dovrebbe essere questa la soluzione. Potrebbe essere questa. Sì, perfetto, eh? Ok, muove il nero. Qua c'è questa casa di entrata. E adesso c'è questa, questo scacco, il successivo matto. Perfetto. Qui adesso ragioniamo, se io faccio questa, c'è questa e questa, immagino, dovrebbe funzionare. Ok. Adesso muove il nero.
Qua dobbiamo iniziare da scacco, altrimenti la vedo dura. No, perché non era la mossa giusta? Non lo so, vabbè, ce la vediamo dopo. E qua. Qua c'è questa cattura per poi successiva forchetta, immagino. Perfetto. E qui c'è questa casa, ok, ma poi c'è questa. Oh, aspettate adesso. Questa, ok. Adesso. Qua che c'è? Che mi sfugge? Dovrebbe esserci questa. Ma con l'alfiere? Se lui cattura la mia, cattura la sua. Se lui sposta la donna, io comunque non posso catturare la torre. Ma però, vabbè, penso di prendere di donna. Dovrebbe essere la mossa giusta. Esatto. Ok. Adesso, 22 puzzle. Qua semplicemente c'è imprisa una torre, vedo, con scacco tra l'altro, però c'è anche questa. Allora, però può tranquillamente avvenire dopo questo. Dovrebbe essere questa la mossa giusta. Poi rivista, ok. Adesso take di qua, che ne viene fuori, donna cattura, torre rientra. Eliminiamo un difensore. Qua mo la vedo già un po' più complicata, forse anche troppo complicata. Cavallo qua. Non c'è qualcosa. Se lo faccio adesso, allora se catturo, lui cattura, io catturo con scacco, lui cattura, no. Allora, se eliminiamo un difensore, funziona, però poi se ci troviamo il cavallo qui, che cosa minacciamo più? Che cosa minacciamo più? Altrimenti potrebbe esserci questa. Però no, perché starebbe qua per arrivare questa. Quindi. Allora io penso. Sacrificio di torre. Take il cavallo e così si vince la torre. Perfetto. È abbastanza complicata questa, eh? Comunque siamo a 24 puzzle. Qui c'è uno scacco abbastanza importante e vedo che tra l'altro potrebbe già essere anche matto. Ok, muove il nero. Qua è il nero che fa, cioè questa mi viene in mente, che guadagna subito un pedone. Vediamo se è la mossa giusta, immagino di sì, ok. E adesso
Adesso se vado di qua mi spinge. E no, devo chiudergli questa casa, immagino. Quindi devo fare questa. Però se faccio questa mi spinge. Io vengo di qua, lui viene di qua. Allora, se adesso faccio questa e lo fa questa, la partita è completamente persa. Quindi penso di dover fare questa. Ok. Adesso, qua dovrebbe esserci il matto di Legal, con un check di qua. E sì, vediamo un po', dovrebbe funzionare. Ok. Siamo a 27 puzzle. Qui vedo ad esempio che c'è, muove il nero, quindi vedo questa. Quindi chiuse, chiuse. E re potrebbe fare re qua, solo re qua. E su re qua ci sarebbe questa che vince tutto. Quindi proviamo. E no, aspettate un attimo perché su re qua c'è questa. Quindi check, un tick qui e checkmate, dovrebbe funzionare così. Ok, perfetto. Adesso continuo a dover muovere il nero. Il nero su questa che chiude queste tre e questa è chiusa dal cavallo, quindi può fare o re qui o re qui. In ogni caso ho quest'altro cavallo su re qui, cioè di qua su re qua, e c'è un altro cavallo, dovrebbe funzionare. Adesso queste case sono chiuse. Quindi io dovremmo dare scacco, quindi forse questa. Su questa lì qua per forza. E poi c'è questa, quindi dovrebbe funzionare, perché adesso queste case sono chiuse. Andiamo a dare scacco e difendere la torre, perfetto. Ok, qui. Io farei questa sulla cattura, c'è lo scacco, poi ci mettiamo dietro. Dovrebbe funzionare. Sì. Ok. Ok. Perfetto. Adesso muove il bianco. Muove il bianco. Allora, innanzitutto sono su casa di colore diverso. Quindi se muovo il bianco immagino di fare questa. E il re deve spostarsi un po' di qua. Immagino che faccia questa. Altrimenti. No, questa la vedo dura. Perché se mi sposto di qua non vedo scacchi che li possa avere. Perché in qualche modo devo schiodare il cavallo. Cioè se faccio questa, su questa pongo il cavallo inghiodato. E quindi se faccio questa risposta il re immagino di qua io faccio questa
e alla donna intrappolata. Potrebbe funzionare. Adesso su questa. Dove va con la donna? Qui no, qui no, qui no, qui no. Qua no, qua no, qua no. Qua no, qua no. Quindi la donna è intrappolata. Perfetto. Ok. Adesso ci sta check. Take. E poi qua non mi viene in mente niente, su questa c'è, cioè questa non funziona, questa non funziona, questa questa non funziona. Allora aspettate, proprio take, mi cattura, check, e quindi diventa matto, vediamo un po', check, check. Checkmate, perfetto. Ok, qua questo pedone è inchiodato, quindi già vedo questa che dovrebbe essere matto, perché poi queste case sono controllate dall'alfiere, queste vengono controllate dalla torre. Ok, perfetto. Adesso siamo a 33 puzzle. Allora, quello che balza agli occhi qui potrebbe essere innanzitutto la situazione precaria della donna, nel senso che qui non può andare, qui e qui non può andare, quindi ha diciamo due case che sono queste in cui può rifugiarsi. Sulla spinta di pedone, la donna deve andare o di qua. Scusate se fa un casino queste frecce. Allora, sulla spinta di pedone, la donna va o di qua o di qua. In entrambi i casi non c'è forchetta. Può arrivare una spinta, ma nemmeno mi sembra troppo utile. Altrimenti quali possono essere? Questa non funziona. Questa non mi serve a niente, non serve a niente. Questa e questa non mi pare che servano a qualcosa. Questa non serve a niente, non serve a niente, non serve a niente. Questa potrebbe funzionare. La donna in questo caso sarebbe costretta a rifugiarsi su alfiere di qua. La donna sarebbe costretta a rifugiarsi qui. E con donna lì si potrebbe spingere il pedone. E a quel punto la donna dove andrebbe? Proviamo, eh. Ah, vedete, sarebbe stata intrappolata perché ha deciso addirittura di catturare. Quindi di qua. Mosse. Allora, innanzitutto qua vedo che sempre la situazione della donna potrebbe essere abbastanza precaria, perché se io metto la torre qui, queste case sono coperte dalla torre, questa dal pedone, questa dall'altra torre, e quindi la donna sembra intrappolata. Ah no, ecco, c'era una via di fuga, però a questo punto toglie la difesa da questo alfiere, che diventa attaccato da due pezzi e difeso solo da uno. Quindi si dovrebbe poter vincere un pezzo senza particolari compensi da parte del bianco. Ok, quindi siamo a 35 puzzle con un solo errore.
Ok, allora non giriamo per 20. Vediamo un attimo. Qua quello che noto è che c'è un cavallo in presa. C'è un cavallo in presa al quale però potrebbe seguire un'inchiodatura di torre con l'alfiere. Vabbè, quindi lasciamo un attimo sto cavallo così com'è. Perché potremmo fare anche questo scacco con posizione particolare, nel senso che il re a quel punto potrebbe venire di qua, ma si becca questo scacco. Quindi su questa, re qua no. Quindi re qua, immagino. E a quel punto, allora, re qua, che succede? Potremmo entrare in cattura, io catturo. C'è sempre questa sotto. Perché? Scappa proprio di così invece. Ma scappa proprio di così magari di più, perché scacco doppio deve per forza spostare il re. E vediamo, sì, funziona. Adesso immagino che sia questa la mossa giusta. Check. Ok, adesso si può catturare l'alfiere. O ancora meglio, si può dare questo scacco che dovrebbe essere matto. Esattamente. Ok, perfetto. 36 puzzle, l'anello di 1986. Quindi continuiamo sull'onda dell'entusiasmo. Qua c'è questa. Su questa potrebbe arrivare con uno scacco di scoperta, quindi immagino che catturi torre di qua, si sposta, c'è questa, penso perché altrimenti che c'è su questa. Mi sposta semplicemente. Io immagino che ci sia qui un check di cavallo. Perché se sposta il re io catturo. Quindi immagino check. Ok. Check di nuovo. Ok. Se adesso io catturo la sua donna, allora se io catturo di qua, la fattura non ne vengo più fuori. Se io catturo in qualunque modo cattura, non ma cattura di re. Sì, mi cattura di re e ho catturato la torre. Vediamo. Ok, perché adesso non ha catturato, ma si becca questa. Corretto. Ok, e si guadagna la torre. Perfetto. Ok, allora muove il nero qui. Allora, andiamo ad analizzare un po' tutte le possibili mosse. Innanzitutto il cavallo, la donna e il re sono su case di colore differente, quindi il cavallo al momento non può dare forchetta.
Questa torre, se si spostasse la donna, sarebbe in brisa perché al momento la inchioda. Però allo stesso tempo c'è il cavallo che attacca la torre. La sua minaccia qual è? Questa, semplicemente. Attenzione però, qua vedo che c'è questa casa aperta. Se questa casa libera su questa, re di qua. E su re di qua, che c'è? Prendi là che c'è. Se invece facessi questa si toglie dall'attacco e attacca la donna e in più toglie un difensore al cavallo. Io penso che quindi sia questa la mossa giusta. Accidenti, invece no. Poi andiamo ad analizzare, cerchiamo di fare il record, anche se qua la vedo molto molto dura, anche se qua nell'immediato io vedo questo scacco matto, muove il bianco. Adesso ditemi che non è questa la mossa, ecco. Sembrava troppo bello per essere vero perché c'è, siamo sotto scacco. Siamo sotto scacco. Qua ci devo mettere per forza qualcosa in mezzo. E ci devo mettere in mezzo la torre. Allora, ci mette in mezzo la torre. A questo punto che fa? Potrebbe dare questo a lui e io poi non ho più nulla. Ho questa. Ho perché se ci metto la donna, praticamente posso dire addio. Allora, la questione è che se ci metto la donna, allora ci metto la torre, lui cattura di pedone, quindi qua poi c'è un pedone, e tocca a me, e si becca matto, quindi. Quindi cattura di torre. Se cattura di torre, a quel punto che faccio più? Tengo la scacca. Devo catturare per forza di donna. E mi cattura di pedone. E io non ne esco più. Vabbè, ci metto la torre, ci metto la donna qua, ma poi ci sta da fischiare. Ci devo mettere la torre. Se ci metto la torre, lui prende via e si becca matto. Quindi, io ci metto la torre, lui cattura di torre. Quindi ho donna di scacco. Quindi io catturo di torre. Di donna, scusate, mi cattura di pedone, mi basta, no? Mi cattura di pedone. Ma quali sono le alternative qua? Se ci metto la donna, mi cattura direttamente di. No, ci devo mettere forza la torre. E invece non è giusto, incredibile! Incredibile! Allora, andiamo a vedere
Comunque questo vale a 2144, forse era anche un po' troppo. Comunque, andiamo a vedere un attimo sti qua zona. Ok, qua c'era questa, non so che cosa ho cercato. C'era questa, semplicissima. Poi, 2076. Non era questa, quindi, probabilmente allora forse era questa. Sì, ma su questa poi che c'era? C'era questa? No, vedi, non c'era questa. Su questa che c'era? Deviazione? Deviazione, sì. Meno. Metta qua questo, no? Questo, no? Mamma mia, questo non la trovo proprio. Donna qua. Ok. Mamma, questo era un po' complicatuccio, eh? Comunque. Vediamo l'ultima. Che era un casino tremendo. Cioè ci devo mettere la donna? No, nemmeno, qual è la soluzione? Fatemi capire, perché io avevo valutato solo due opzioni, cioè semplicemente o ridurre. No, re di qua, non ho visto proprio. Quindi questa forse. No, vabbè. Vabbè ragazzi, ci siamo fermati a 37 puzzle, secondo migliore risultato di sempre. Io spero che questo video vi possa essere stato utile. Ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.